Buongiorno cari amici, eccoci qui oggi 22 febbraio 2018. Questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Antimafia, la relazione finale, c'è un decadimento della politica, modificare Severino e le leggi per le candidature, hanno detto. Alla vigilia delle elezioni politiche, la commissione presieduta da Rosy Bindi si occupa ancora una volta del problema dei cosiddetti impresentabili inseriti in lista dai vari partiti e lo fa presentando la relazione finale che analizza 5 anni di lavoro di Palazzo San Macuto e che lascia a chi sarà eletto nella prossima commissione alcuni consigli su come continuare il lavoro iniziato, a cominciare dalla verità sulle stragi mafiose che va cercata dalla classe politica. In caso contrario, la Costituzione non potrà dirsi applicata, hanno detto. Palermo, 2 fermi per l'aggressione al responsabile di Forza Nuova sono accusati di tentato omicidio. Nel corso della notte gli agenti della Dicos hanno perquisito le abitazioni di alcuni soggetti legati ad ambienti dell'antagonismo e lo studentato Malarazza della centralissima via Cavour. 4 le persone indagate per l'aggressione, mentre si cercano altri 2 componenti del comando. Saronno, non c'è prof per accompagnare la bimba disabile, scuola annulla la gita. Preside dice garantire sicurezza della classe. È accaduto all'istituto comprensivo Aldo Moro. La piccola, 13 anni, affetta dalla rarissima sindrome di Smith-Magenis. Il dirigente Lomurno ha detto ha avuto una serie di crisi molto violente e avrebbe potuto creare serio pericolo per i ragazzi. Roma, sfiduciata la mini sindaca di Montesacro con il voto di 4 dissidenti. Il Movimento 5 Stelle perde il secondo municipio. 13 voti contro 12 fanno passare la mozione contro Roberta Capoccioni, ma la sindaca Virginia Raggi, che da domani sarà presidente municipale ad interim, ha espresso più volte l'intenzione di nominare la stessa Capoccioni delegata al municipio terzo, una sorta di commissario factotum, sebbene per un periodo limitato rispetto al mandato quinquennale ottenuto dalle urne. Sesso e chiesa, sotto quel saio sei nudo, le chat segrete dei preti gay. Nel suo profilo Facebook si presenta come prete ortodosso. Sotto il saio sei nudo, chiede a un certo punto della chat. No, fa freddo, risponde il frate Cappuccine. In estate, insiste il primo, pantaloncini, la replica, pensavo senza mutande. E siamo ancora alle battute più caste del dialogo, perché un po' più in là arriva lo scambio di foto delle parti intime e la proposta di un incontro a 3. Va bene, cari amici, siamo esseri umani nel mondo, capita di tutto. Bene, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione. Grazie.